Ragazzi, io sono Mattia e queste sono le tre notizie che ho trovato per voi questa settimana. Iniziamo dalla prima. C'è stata una protesta al liceo artistico Cottini perché tutti volevano abolire il sabato a scuola. Decine di studenti, invece di andare a scuola, sono andati nel cortile a fare un'assemblea. Secondo un sondaggio interno, 528 su 700 studenti vorrebbero stare a scuola il sabato perché durante la settimana ci sono orari disumani. Voi cosa ne pensate? Ora la seconda notizia. Quanto tempo passate a giocare con i videogiochi? La Svizzera ha condotto un'indagine attestando che il 3% degli adolescenti intorno ai 15 anni è dipendente dai videogiochi. L'indagine è stata condotta su un campione di 9.345 studenti di età compresa tra gli 11 e i 15 anni. A loro è stato chiesto di dire le loro abitudini con Nintendo, PlayStation, Xbox e videogiochi in generale. Voi cosa ne pensate? E ora l'ultima notizia. New York ha proposto una legge per vietare la discriminazione basata sul peso. Pensate che è stata una delle prime città a proporre una legge simile. Eric Adams, sindaco e sostenitore di questo provvedimento, dovrebbe firmare questo provvedimento a fine mese. Pensate che il 40% degli adulti nel paese è obeso. Queste erano le tre notizie di questa settimana. Da Radio Immaginaria è tutto, ciao!